Salve ragazzi, cos'è il desktop virtuale? È un modo per organizzare il lavoro creando diversi piani di lavoro, diversi desktop. Non è, come tanti credono, un modo per pulire il desktop da tutte le tantissime icone dei programmi installati. Dovresti trovare l'icona del desktop virtuale giù nella barra delle applicazioni. Se non c'è, perché probabilmente è nascosta, clicca con il tasto destro del mouse e vai su impostazione della barra delle applicazioni. Qui vedrai gli oggetti della barra delle applicazioni nascosti e quelli visibili. Ecco qua, visualizza attività, attiva visualizza attività. Non devi fare altro che spostare l'interruttore ed ecco che compare qui in basso l'icona con i due quadratini nero e il sovrapposto bianco. Per creare un nuovo desktop non devi fare altro che cliccare sull'icona e poi sul tasto blu, sul tasto più presente sul nuovo desktop. Eccoli qua. Possiamo anche rinominarli, io li vado a rinominare il primo come originale, il desktop originale, il secondo come, vediamo un po', editing, metterò qualche programma di editing, e il terzo come, vediamo, scrittura, aprirò un programma di scrittura, farò le cose giusto e creare un esempio per farvi vedere. Allora, come mettiamo gli elementi sui vari desktop? Ecco qui, dopo aver selezionato il primo, vediamo intanto tutti e tre i desktop che sono andato a creare i piani di lavoro. Dopo aver selezionato il primo desktop, vado ad impostare lo sfondo. Quindi seleziono per esempio quello di mezzo, l'originale, e clicco con il tasto destro e sfondo e seleziono il mio sfondo. Faccio la stessa cosa anche per scrittura. Seleziono lo sfondo, sul primo non lo faccio perché è quello originale. Ecco qua che ho diversi sfondi per i miei diversi desktop creati. Adesso voglio finalmente inserire i programmi e non devo fare altro che selezionare uno dei desktop, uno dei piani di lavoro, ed aprire, per esempio qui ho aperto Chrome, poi seleziono quello di mezzo e vado ad aprire un altro programmino, per esempio Audacity, che serve per modificare file audio, ed infine clicco il mio terzo desktop e vado ad aprire un programmino di scrittura come può essere Word. Scrivo qualcosina giusto per creare il file. Adesso, come vedete, ho i tre piani di lavoro, i tre desktop con i miei programmi aperti. Sul laptop hai addirittura le scorciatoie per passare da un desktop all'altro direttamente con il touchpad, ma con il mouse sul PC desktop passiamo direttamente da un desktop all'altro con il mouse. Come vedi, ecco qui i miei tre desktop, li seleziono e passando su ognuno e come vedi appaiono i programmi aperti su ognuno. In questo caso ne ho aperti giusto uno, massimo due, per fare l'esempio, per farvi vedere. Questo è un modo per passare da un desktop all'altro senza far vedere le vostre informazioni sensibili, se avete una call, una riunione o dovete far vedere qualcosa a qualche lavoro, a qualcuno sul computer. Ora provo ad inserire anche altre attività su questi desktop, come oltre al programma di scrittura inserisco altri pannelli che posso affiancare giusto per farvi vedere un po' meglio. Ecco qui, sull'altro desktop invece vado ad inserire oltre al programma di editing audio Audacity, vediamo cosa posso inserire. Andiamo con le impostazioni, il pannello delle impostazioni che vado ad affiancare, e nel terzo desktop vado ad inserire, che ne so, vediamo, vado ad affiancare Excel, così adesso ho due programmini, due attività per ogni desktop. Come vedete ora la situazione è questa: in anteprima, cliccando sull'iconcina apposita, vedete che ci sono due attività su ogni desktop, e passando sul desktop che vogliamo evidenziare
compaiono le due attività. Ecco qui, questo è un modo veloce per organizzare il lavoro senza far vedere proprietà dei sensibili e velocizzando appunto per l'appunto il lavoro, anche se potresti farlo con un desktop solo, però così è più schematico e più veloce, è stato creato apposta. Una volta impostati i nostri desktop virtuali, possiamo trasferire gli elementi presenti sul desktop da una finestra all'altra, quindi posso trasferirlo da originale editing, editing originale, originale scrittura e così via. E possiamo farlo semplicemente e facilmente selezionando un desktop creato. Quindi andiamo a cliccare con il tasto destro sull'elemento e possiamo spostarlo ancora a sinistra, a destra, sposta in originale editing scrittura, il desktop che ho creato e tutte le altre opzioni, mostra questa finestra in tutti i desktop, mostra la finestra di quest'app in tutti i desktop. No, adesso vogliamo spostarlo, quindi io faccio sposta in e sposto per esempio opzioni nella schermata originale, quella iniziale, quindi vado su sposta in e lo sposto in originale. Adesso nella schermata originale, quella iniziale, vedrete che ho il mio Chrome con le impostazioni, invece quella editing è scomparsa, l'attività impostazioni è rimasta solamente quella di editing. Facilissimo ragazzi, facile facile facile. Ora, una volta creati i miei desktop, che possiamo creare, ne possiamo creare tanti, non solo tre, come faccio a chiudere i vari desktop creati e non fare un casino, non lasciare tutto così? Clicco con il tasto destro su ogni desktop e poi su chiudi. Ma cosa succede se io chiudo il primo, l'originale e lascio il secondo? Succede che gli elementi presenti sulla prima e la terza schermata finiscono tutte quante dentro all'unica rimasta e devo andare a chiudere tutti gli elementi. Ecco qui, tutti gli elementi delle altre schermate sono finite sull'unica rimasta e devo andare a chiudere gli elementi cliccando sulla X. Adesso vi ricordo che rimarrà anche le icone sono sempre quelle, i programmi sempre quelli perché non cambiano, ma cambia lo sfondo che avete cambiato, quindi non dovrete far altro che far tornare lo sfondo come era quello iniziale ed il gioco è fatto. Basta cliccare con il tasto destro del mouse sul desktop e cambiate lo sfondo, non andate nelle impostazioni. Come vedete adesso io cancello tutte le attività che si sono accumulate nell'unica finestra rimasta. Ed ecco qua, sono tornato all'originale, non ho più i miei desktop, non mi resta altro che far tornare lo sfondo come era l'originale e fine. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!